ritorno sul luogo del delitto, per così dire. Mi trovo in Viale Virgilio. Ricordate, alcuni mesi fa l'acquedotto pugliese realizzò dei lavori per appunto mettere una serie di tubi, fu letteralmente aperto il manto stradale, io oso dire sfregiato, ma al di là di questo, peccato, una strada che era stata asfaltata da poco, da tempo recentissimo, e io ebbi a dire: ma scusate, così si rappezza la strada? Cioè si fa una linguetta di asfalto e basta, peraltro fatta male, vedete, sta sprofondando, e quindi rimane praticamente la strada completamente sconnessa, quando invece almeno i due terzi della strada andavano riasfaltati per evitare che quando piove puntualmente si riapre tutto. E vedete, sono passati forse 3-4 mesi da quella mia segnalazione, e all'epoca l'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno disse: a noi interverremo, verificheremo, chiameremo l'acquedotto pugliese tra qualche tempo a ripristinare completamente il manto stradale. Quella che è stata fatta è stato solo un intervento, una toppa momentanea. Successivamente ci sarà l'opera, l'intervento di asfalto completo. Sentiamo cosa disse all'epoca il signor Mattia Giorno. Sono passati mesi, nessuno è intervenuto. Sentiamo cosa disse. Assessore Giorno, buongiorno, siamo in diretta Facebook, volevamo farle una domanda. C'è il problema in Viale Virgilio, l'acquedotto pugliese ha fatto i lavori, però la parte in cui è stata riasfaltata è esattamente una striscetta, proprio una striscetta, una linguetta, una cosa assurda. E l'amministrazione comunale come mai non interviene? Si chiama asfalto temporaneo perché dopo gli scavi, tendenzialmente quando si colma, a distanza di poche settimane lo scavo sprofonda ancora, si fa la ricolmatura e si fa la... Sì, ma tantissime zone... Ovviamente è un temporaneo, e come tutti i temporanei è provvisorio, appena verrà fatta la fase di addestramento, acquedotto pugliese, acquedotto di Puglia interverrà verificando tutto l'asfalto nel pezzo che è stato rotto, ovviamente con una fascia più ampia, e ricolmerà. Ecco, avete sentito? Queste erano le sue parole, evidentemente favole, perché sono trascorsi mesi e nessuno è intervenuto. Scusa Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, scusa sindaco Melucci, ma voi non vi fate proprio rispettare? Cioè, è mai possibile che a Taranto gli enti, le ditte private vengano, sfreggino, se ne vanno? Tanto nessuno li controlla, nessuno fa niente, possono fare i comodacci loro. Amico Mattia Giorno, quanti mesi sono passati? Quanti mesi sono passati? Quelli dell'acquedotto sono spariti, dovevano completare, dovevano asfaltare i due terzi, doveva arrivare fino a qui almeno l'intervento di asfalto. Non che si lascia questa linguetta, guardate che sta sprofondando, guardate, la linguetta. Mattia Giorno, io conservo tutto, io registro tutto. Dove stai, Mattia Giorno? Quando devi intervenire? Melucci, ci sei? Mattia Giorno, sindaco Melucci, se ci siete, battete un colpo. Questa è la sono strade di Taranto, dei tarantini, che ci appartengono, che fanno parte del patrimonio comunale. Quando vi dovete svegliare? Quando dovete intervenire? Quando dovete prendere per le orecchie quelli dell'acquedotto pugliese? Sveglia, su, muoviamoci, datevi da fare. Vedi Melucci, tu sei poco presente sul territorio, tu non giri la città. Questo è il guaio di uno che come te è residente a Crispiano. Mica si rende conto di questi scempi. Meditate cittadini, meditate.